Che cos'è questa muffa insanguinata che esce dai muri di una cameretta? Te lo spiego in questo video. Perché si forma muffa dopo il cambio degli infissi? Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa e ti porto in un nuovo sopralluogo in un appartamento in provincia di Monza e volevo farti vedere la situazione evidentissima che ho riscontrato. Muffa intorno agli infissi. L'infisso è stato cambiato da non tantissimo tempo e nel momento in cui è stato montato, l'inverno dopo si è cominciata a formare la muffa intorno alla cornice. È una cameretta piccola, stretta, forse non ben arieggiata, dove dormono due bambine e purtroppo guardate qua cosa sta per succedere. Spostando il mobiletto, la muffa ci fa notare che in quel punto, che è più freddo, si è formata condensa e non c'è stata pietà, proprio in corrispondenza del mobiletto. Ma il fenomeno peggiore sta arrivando, spostiamo anche l'altra tenda, guardate un po', macchia nera di muffa e delle colature strane, arancioni, sembra sangue che esce dai muri, in realtà è acqua. C'è un livello di umidità tale che l'acqua condensa, se ne va giù come fosse acqua da infiltrazione e lì si forma la muffa. Ma non finisce qui, andiamo in bagno, sembra tutto a posto, vai con lo zoom ancora di più, c'è un puntino nero che ci dice che sta per iniziare un fenomeno di muffa da condensa, sarebbe da bloccare immediatamente. Ma proseguiamo, secondo bagno, qui è andata un po' peggio, perché siccome è quello più utilizzato, i vapori delle docce che vanno verso l'alto hanno fatto fare condensa sul soffitto, che è più freddo, e quindi si è formata questa bella muffa nuvolata, da bloccare immediatamente per non respirarsi spore di muffa mentre facciamo la doccia. Mi raccomando, tenete sempre d'occhio il tasso di umidità e arieggiate. Ma andiamo in camera da letto. Come potete notare, c'è qualcosa che non va sopra il climatizzatore. Sì, quella è proprio muffa, che si forma in maniera classica negli angoli tra parete esterna e soffitto, ma non finisce qui, c'è una muffa che si sta formando nella parete interna, ma siamo sempre nell'angolo freddo, guarda caso sopra la colorazione. Hanno tentato di pulire e imbiancare, ma non hanno ancora risolto. E quindi mi raccomando, non sottovalutate delle formazioni di muffa negli angoli tra le pareti più fredde, non è uno sporco da pulire e di sicuro non basta dare un po' di bianco per risolvere definitivamente. Anche qui siamo intorno all'infisso della camera da letto, c'è un pochino di muffa, sul bianco era più facile pulirlo rispetto alla cameretta verde, ma la musica è sempre la stessa. Quindi se avete cambiato gli infissi e si è attivata questa reazione, dovete cambiare strategia rispetto al passato. Come fare quindi per risolvere questi problemi di muffa da condensa sparsi per l'appartamento? Di sicuro bisogna fare un'analisi più approfondita, che è quella che stiamo facendo per questa famiglia, partendo dal misurare l'andamento di temperatura e umidità, soprattutto nella cameretta, che è il locale meno arieggiato e più popolato, due bambine che dormono in una camera molto più piccola. In camera matrimoniale, per esempio, il problema non è così grave. Altra cosa importante, dovremo misurare la contaminazione dell'aria, quindi stiamo raccogliendo campioni di muffe dalle pareti e dall'aria per renderci conto dove la muffa se ne sta andando nonostante le pulizie. Ed infine mostrare la possibile soluzione a questa famiglia utilizzando dei materiali termoriflettenti e anticondensa. Se riusciamo a evitare che le pareti fredde rivolte verso l'esterno siano colpite costantemente da vapori caldi, creando quello sbalzo termico che crea la condensa, saremo a metà dell'opera. Ovviamente ormai gli infissi sono messi, le abitudini di vita sono radicate, ma con un igrometro e le giuste motivazioni potremo aiutare questa famiglia anche a arieggiare di più, regolandosi su uno strumento che oggettivamente le dice le cose come stanno, piuttosto che aprire a sentimento la mattina per un paio d'ore che non serve a nulla. Se hai anche tu un problema di muffa da condensa che non sei riuscito a risolvere con i classici rimedi, candeggina, pitture e derivati, scrivimi un commento qui sotto, raccontami la tua storia, mandami un messaggio privato se hai un'emergenza, visita il link in bio se vuoi conoscere di più sul nostro lavoro e condividi questo video se ti è stato utile. E noi ci vediamo al prossimo video ammuffito. Ciao da Giuseppe e basta muffa!